Buonasera, vi aspetto. Un po' di roba sul tavolo oggi, un po' tanta, vediamo. Magari la taglierina mi potrebbe servire. Benissimo, la mettiamo qua. E poi dovrei avere delle altre cosine sparse qua. Va bene. Intanto che vi aspetto, il mio caffè prende temperatura. Buongiorno, buonasera, anzi, scusate. Ho perso un po' la cognizione del tempo con lo smistamento dei kit. Buonasera. Intanto qui le mie fotine. Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati qualche giorno, 2 giorni fa, lunedì, con questi avanzi delle card che abbiamo fatto di San Valentino. Buonasera. E poi ho ammucchiato un po' di roba qui. Ho fatto già un prodotto contenitore che si chiama una cosa del tipo sul tavolo della Clé. Lo trovate tra le novità. Poi metterò anche la foto del risultato se merita. Sera. Allora, aggiornamento sui kit. Stamattina sono partiti una sessantina di pacchi. Domani vediamo. Ne partiranno un altro po'. Ci vuole come sempre circa una settimana per spedirli tutti. Domani mattina finiamo di assemblare perché finalmente è arrivata anche l'altra parte della carta che mancava. Finiamo di assemblare tutti i kit, quindi saranno poi tutti messi a disposizione domani e giovedì da venerdì per il ritiro in negozio. Buonasera, eccovi. Patrizia, per cortesia, sii orgogliosa di me perché un tempo questi li avrei buttati, che sono il ritaglio delle cornici delle card dell'altro giorno. Invece adesso ci facciamo un mini, così per dire. Buonasera. Quando riesco, volentieri, la sera, non sempre con lo smistamento degli ordini si riesce, ma siamo qui. Sono rientrati anche tutti i tombo ad alcol. Dovrei aver smistato tutti quelli che erano in attesa. Domani aggiorniamo le quantità sul sito, quindi chi volesse poi ordinarne altri potrà farlo. Magari poi domani, se riusciamo, facciamo una card con qualche bamboccetto. Why not? Buonasera. Voglio venire a trovarti, ma di dove sei? Sei lontana? No, sei vicina. Dai, ce la puoi fare, Manuela. Sono già venuta diverse volte. Buonasera. Eccoci. Allora, finisco di bere il caffè e vi racconto. Allora, adesso intanto vi dico che Waffle Flower, se tutto va bene, venerdì potremmo averlo. Arriverà la nuova collezione di Eco Park Flora Market, mi sembra che se non sbaglio si chiami. In realtà mi arriverà prima la parte di abbellimenti con i kit e settimana prossima le carte, perché le liste di attesa vanno così. Firenze, Firenze, che meraviglia, sì, ma vieni su un treno, 2 ore e mezza, su. Poi ti puoi organizzare con le altre ragazze di Firenze per venire su. Ogni tanto mi fanno la macchinata e vengono. E poi cos'altro? Arriveranno le novità di Taylor Expression. Hanno fatto un timbro con i coniglietti che è una roba meravigliosa. Brava che ho eliminato qualche coriandolino. La psicologa è molto orgogliosa. E poi cos'altro? Arriverà una collezione bellissima di My Mind's Eye che si chiama Gingham. Arriverà a pezzi, nel senso che anche lì mi sono aggiudicata alcune cose subito e altre arriveranno dopo, ma va bene. Angela, aspetto anche te prima o poi. Cos'altro è in arrivo? Abbiamo preordinato tutto crepe paper Magic Forest. Siamo solo in attesa che arrivi. E sicuramente sto dimenticando delle cose, quindi perdonatemi, però a quest'ora della sera sono particolarmente brasata, quindi insomma, non me ne abbiate a male. Finisco di bere il caffè, che comunque è decaffeinato, quindi bene non mi farà dal punto di vista della svegliatudine. Allora, oggi è una bella giornata, notizie positive. Quindi, ieri era la giornata nazionale del gatto. Allora, quindi ho stampato un po' di foto dei miei micini. Tra l'altro, per come ho ritoccato le foto, questa qui di Sirius, dove ha la copertina rossa, sembra fatta apposta, ma è perfetto con questo rosa. Questo qui è il Raspberry Sorbet. Voilà. Allora, questi qui sono gli avanzi di queste cornici qua. Adesso ve le faccio rivedere così al volo. Il timbro del paintbrush di Concord & Knight ritornerà. Ah, ecco Vildana, sì, giusto, giusto te. Una decina di giorni circa, il tempo che mi elaborino l'ordine e me lo mandino. Dogana e tutto quanto. Voilà. Sono il rimasuglio, questi qui sono il rimasuglio del taglio di questa cornice che è stata fatta con le fustelle a 7 della Waffle Flower. Dopo quello che ti ho un posto sotto il passo, assolutamente. La micia, Nicole, meraviglia. Sì, che hai i calzini, vero? Ho intravisto le foto. Faccio veramente fatica a seguire su Facebook in questi giorni, ma ho visto. Brava. Allora, che cosa ho sul tavolo?
questo avanzo di raspberry sorbet. Ho preso questi anelli neri, ne userò uno, un anello dovrebbe essere più che sufficiente. Ho preso questo washi, che è una vecchia collezione della Carpe Diem Blooms, che è stupenda, i cui rosa dovrebbero stare abbastanza bene qui. Poi ho preso troppa roba, però l'idea è di farlo clean and simple, ve lo giuro. Ho preso questi uccellini perché sono meravigliosi e su questa carta ci stanno benissimo. Questo mi sono resa conto dopo che ci sono le uova di Pasqua, quindi magari non esattamente. Enamel Dots, è lo stesso rosa, questi qui sono di Pink Paisley, Again and Again, e sono bellissimi. Poi ho preso Doodlebug, che mo c'è partito l'embolo con Doodlebug, cosa vogliamo farci? I cuoricini della Tailored, perché mi piacerebbe fare la copertina con una shaker. Questa fustella della Concord & Knight, che dice semplicemente Hugs. Questi pulcini che sono Doodlepop, insomma, ho preso un po' di roba. E c'è il mio set di timbri di febbraio, che adesso stiamo cominciando a distribuire, lo trovate anche sul sito, perché vorrei prendere da qui le frasette. Allora, iniziamo ad accantonare un po' di cose. Tagliamo innanzitutto le foto. Mettiamo un po' di, allora, questo qui che è pasquale, magari no trilli. Allora, tagliamo le foto. Le foto le ho fatte su un 4x6. Ho fatto la spesa praticamente su un 4x6 diviso per 4 e con orientamento orizzontale, quindi sono venute, saranno circa 5, 4 e mezzo, una cosa del genere, 4 e mezzo per 7, 7 e mezzo, ok? Poca roba, ma adesso vediamo, cercherò di essere parsimoniosa nell'utilizzo. Allora, di foto ne ho scelte 8, quelli che abbiamo noi sono 12 pezzi di disavanzo. Non è detto che dobbiamo usarli tutti, adesso vediamo, perché già per la copertina me ne servono due, perché vorrei fare una shaker con quei cuoricini e il cuoricino fustellato della Concord dentro. Questi sono i miei due micini. Le foto le faccio col cellulare, queste qui sono tutte fatte col cellulare e sono poi stampate con la selfie, semplicemente. Uso, ve l'ho fatto vedere, ho fatto un paio di video dove faccio vedere le applicazioni che uso. Io uso PicStitch per fare i collage, ma ce ne sono veramente tante con cui potete farli, e uso Snapseed per i ritocchi. Simple Stories, ecco, Simple Stories, Simple Stories, ma approfitto per dirvi che stanno iniziando a spedire, quindi in realtà credo a inizio settimana prossima di avere anche tutte le cose dei preordini della Simple Stories. In realtà potrebbe poi esserci già qualcosa che è esaurito, perché nel frattempo, tra quando io ho fatto l'ordine e adesso, state continuando ad ordinare, ma generalmente Simple Stories una volta che inizia a spedire poi è rapidissimo coi tempi, quindi non sono particolarmente preoccupata. Sta parsimonia non ci appartiene proprio, no. Avrò altre doti, immagino, ok. Allora, quindi queste sono le mie 8 fotine. Questo è Sirius. Questo è Tai. Questo è lui. Questa è lei. E questo è lui. Che non si fa mai dare i bacini, si lamenta sempre tantissimo. Allora, pensiamo prima dove voglio mettere il foro. Allora, io direi che il foro lo metterei qua e faccio che forarli già tutti. In questo modo userò il primo come dima e poi posso giocare con l'impaginazione. Assolutamente a caso decido che farò il foro qui. Ah, questo è quello piccolo, quindi assolutamente non va bene. Rifacciamo con quella grande. Tutto a posto, non è successo niente. Tac. Ok, e adesso riforo tutte anche queste. Così ce le ho almeno tutte forate e posso poi decidere l'impaginazione come più mi piace. Adesso queste le foro una alla volta, abbiate pazienza. Non li puoi... la strada dietro casa. Sì, immagino. Io sono una gattara praticamente. Vorrei il terzo gatto, madre oppone resistenza, ma prima o poi vincerò. D'altro canto è Sirius che ha trovato me, quindi mi troverà. Qualche altro micio. No? Buonasera. Vi dico adesso che siamo in tanti, che stamattina sono partiti circa 60 ordini con i My Twill Tales, domani ne partiranno un altro po', in una settimana circa avremo finito di spedire tutto. Se ce la fa... ah no, questo è proprio così. E oggi facciamo un mini mini, con le foto dei miei amici, qua adesso non sono riuscita a tagliare, scusate, usando gli scarti delle cornici che abbiamo fatto l'altro giorno.
Oppone resistenza, Tiziana, come si fa? Così, e l'ultimo. No, altri due. Vediamo se questi riesco a tagliarli insieme. I miei dubbi, però. È troppo spesso per la mia forza. Allora, in realtà potrei sfruttare, tac, l'impronta. Mentre sarai in ospedale. Oh mamma, che devi fare? Ritiro tu. No, Giorgia, infatti mi ricordavo che venivi, il tuo non l'ho neanche messo in spedizione. Porta pazienza. Allora, questi sono i nostri. Questo qui è il nostro albumino. Qui avremo l'anello. Tutto bene, Paola. Un po' stressata, ma tutto bene. Oggi bella giornata. Allora, questi qui sono quelli neri che si aprono così, sempre facendo pressione uno sull'altro. E sono quelli da un pollice, 2,5 centimetri. Una piccola peste di 2 mesi. Oh, che meraviglia! Quelle fustelle. Quali fustelle? Mi sa che mi sono persa. Ti estirpano la policisti. In bocca al lupo. Allora, intanto scusate, metto questo qui. Questi due, anche il tuo Stefani, avevo una serie di appunti sul mio laptop che dicevano non spedire questo, non spedire quest'altro. Allora, facciamo un intaglio. Allora, qui io voglio creare una finestrella per poter mettere, vediamo se è fattibile prima, perché io vorrei mettere dentro, vabbè, un po' di cuoricini e una fustellata di questo. Questo cuoricino qui è della nuova release della Concord & Knight. La possiamo fare, eccolo qui. Direi che ci può stare. Noi la finestrella la spostiamo in qua, di modo che questa parte sia fatta a mo' di rilegatura. Quella delle cornici si chiama A7. Se cerchi A7, Angela, la trovi su prenotazione perché in realtà adesso è finita, ma la settimana prossima mi ritorna in quantità abbastanza tranquille, quindi per tutti quelli che l'hanno prenotata e anche altri ancora. Allora, questo in che cosa potremmo tagliarlo? Ecco, vedi che non ci ho pensato, potrei usare, ma guardate, ho qui scarti, usiamo gli scarti, usiamo questo grigio, oppure potremmo usare il tampone della Waffle Flower che abbiamo usato l'altro giorno, questo, e potremmo colorarlo. Allora, facciamo così, lo tagliamo in bianco, lo tagliamo in un pezzettino che è avanzato qui, sto tenendo tutti gli scarti, qui non mi si riconosce più. Allora, questo ho la Big Shot per terra perché non c'è spazio sul tavolo, quindi fatemi andare giù, lo fustelliamo e vediamo come viene. Non sarebbe forse malvagio neanche bianco. Allora, tra l'altro ho visto che a inizio maggio inizieranno ad arrivare le Big Shot elettriche, verso inizio aprile iniziamo a fare i preordini. Allora, guardate qua, ma è bellissimo. Oh mamma mia, ma è stupendo, sia l'intaglio che la scritta. Guardate il negativo. Ho la febbre, forse il troppo lavoro, lo stress, Claudia, non lo so. Sto tenendo i ritagli, non si può sentire sta cosa. Allora, oh mamma mia, sono meravigliosi tutti e due. E come si fa adesso? Allora, noi usiamo questo bianco, ma forse lo lasciamo anche bianco, vi dirò. Ragioniamoci un attimo, senza fretta. Ma è stupendo, ma non avevo inteso che il negativo rimanesse così. È stupendo. Cioè, da fare nel bordo di una card è bellissimo. Non ci avevo fatto caso, magari ho visto anche degli esempi fatti così e non me lo ricordo più, il che potrebbe assolutamente starci perché al ciao con la stanchezza che avevo e col fuso orario. Allora, vediamo un pochino, senza romperlo, Clelia, che finestrella potrei fare qui per la shaker. Allora, io direi che lascerei un mezzo centimetro, un mezzo centimetro. Andiamo ad occhio. Disponibile, pronta a spatasciare. Bravo Gianmaria. Allora, un centimetro qui e un centimetro qui. E vado ad occhio fino a 9, poi giro e mi fermo a un centimetro, qua mi fermo a un centimetro, quindi circa 5 e mezzo. Unisco le righe praticamente di taglio così e
un centimetro e mi fermo qua. Non è precisissimo, a me serve che ci sia semplicemente una finestrella. Se non sono stata particolarmente precisa, e non lo sono ovviamente, taglio e che ci vorrà. Ok, oppure strappo, delle due. Ok, potrei anche metterne due di anelli alla fine, vediamo come viene. Ok, allora qui adesso dovrò tagliare l'acetato, questo sarà spessorato, questo lo incolliamo qui e sarà così. C'è scritto abbracci, hugs, semplicemente abbracci, quindi va bene per qualsiasi, questa fa parte della, stasera non mi vengono le parole, con calma, fa parte della release di San Valentino, però in realtà è assolutamente versatibilissima. Allora iniziamo ad incollare lei, cioè questo cuoricino qui sulla base, direi facciamo finta che questo sia su, perché sarà così, mettiamo un po' di colla. Ho due buchi e un nastrino. Sì, anche, però ho pensato al ring, mi piaceva perché è un'idea veloce, molto stabile. Adesso vediamo. Ah, guardate che culo, misurando, scusate, non dovrei dire parlaccio, misurando assolutamente ad occhio, è perfetta. A me non capitano mai queste cose. Allora, come faccio a fare la shaker? Allora, innanzitutto mi taglio un pezzettino di acetato. Io sto usando un acetatino leggero leggero, di quello da lucidi. Quello che Gianmaria mi spiace, ho letto. Verranno momenti migliori. Se vuoi alfizzarti e venire a Rivoli, guarda. 6x11. Anche il mondo del lavoro non è semplice. Allora. Dunque, incolliamo l'acetato qui. Potremmo usare il biadesivo, possiamo usare la colla Nuvo, in realtà qui possiamo tranquillamente usare la colla Nuvo perché tanto sarà coperto, o sì, sarà coperto perché è all'interno. Ci stavo giusto ragionando un secondo. Ah, questo è quasi finito. Mamma, mi allunghi una colla Nuvo nuova? O una che va, questa qui, o una che vada, questa qui ci sta dicendo ciao. Mettiamo testa in giù, posizioniamo lui, poi lo riforiamo. Ok, posiamo lì. Allora lo riforiamo subito. Se riusciamo. Allora, perché l'acetato. Ok. Ok. E questo lo mettiamo così. Adesso prendo il cuscinetto antistatico. Vabbè, prendo il cuscinetto antistatico perché mi servirà dopo. Come cornice, per dare un pochino di spessore, uso le sticky strips. Questo ho dimenticato di metterle nel contenitore perché mi è venuto in mente dopo. Si potrebbe usare la crepla o si potrebbe fare uno spessore con qualsiasi altra cosa, anche altro biadesivo. Ma abbiamo queste striscioline che hanno un bello spessore e sono perfette. Io le metto, visto che ho lo spazio, un pochino qui al centro, di modo che non siano proprio visibilissime dalla cornice, ok? Così. E così. Allora, tra l'altro, approfitto per dire, abbiamo ancora qualche piccola criticità sul sito, ma stanno risolvendo, si è dovuto fare un'analisi un po' così, un po' approfondita per capire come mai. Troppi accessi, a quanto pare ci lavoro troppo. Così. Allora, lì c'è un buchino che devo coprire perché deve essere tutto pieno, perché altrimenti le mie paillette si spargeranno in giro e non devono. Anche qui bisogna aggiungere un pezzettino. Ok, e lo mettiamo qua. Qui così. Anche un pochino più sull'esterno, l'importante è che non escano le paillette, che poi sono confetti, loro li chiamano confetti tutti questi abbellimenti per riempire le shaker, non chiedetemi perché, non lo so. Ok,
Allora, passo il cuscinetto così. Dovrebbe essere sufficiente. Allora, metto i miei cuoricini lì e i miei cuoricini sono qua. Allora, torneranno anche gli altri, per ora sono rimasti questi. I tecnici non mi credevano, no? La crepla, sì, forse adesso non ho quella bianca, se cerchi foam o crepla dovresti trovarla. Che in realtà adesso dove prendo quella bianca l'hanno finita e quindi siamo in attesa. Oh, vabbè, ne abbiamo rovesciato qualcuno, credo. Allora, questi cuoricini qua sono meravigliosi, sono terribilmente statici, ma tanto, quindi in realtà si appiccicano in ogni dove. E intendo veramente in ogni dove. E adesso noi facciamo così. Ecco, adesso magari la chiudiamo un pochino meglio di modo che non escano. Una cosa molto molto semplice. D'altro canto stiamo usando degli scarti, quindi sarà molto semplice. Qui adesso metteremo una decorazione, poi magari qualcuno di questi cuoricini lo usiamo, lo incolliamo con la katana. I mini mini, gli shakerini. Non so come mai loro li chiamano confetti. Allora, per esempio questi qui della Tailored si chiamano Bits and Pieces, anche se noi siamo abituati al fatto che i Bits and Pieces siano altro. Quindi, boh, vabbè, allora. Questo lo mettiamo qui così non ce lo perdiamo e lo chiudiamo. Qui poi possiamo attaccare, facciamo subito la copertina, che sennò poi rimango senza decorazioni per la copertina e non va bene. Potremmo attaccare questa costella, magari non ci serve. Potremmo usare un pezzetto di washi qui. Potremmo in realtà usare il washi lungo tutti i bordi. Cosa ne dite? Riapriamo. Così adesso devo riforarle di nuovo tutto. Pensarci prima, no? No. Vediamo se ci sta bene. Perché la mia capacità di pianificazione, già che vi ho caricato il prodotto contenitore prima di iniziare, è un passo avanti di quelli. Non ci si crede. È un po' come me che conservo i ritagli, no? Vediamo. E magari lo facciamo passare così. Sì, è molto carino. Dobbiamo riforarlo ovviamente, ma quello alla fine è il meno. Certo che se avessi lasciato uno spazio sarebbe stato più intelligente, quindi ovviamente non mi è venuto in mente di farlo. Ma noi usiamo questa come matrice. E riforiamo. Che attraverso. Ah, non viene benissimo perché è troppo spesso, ma noi lo apriamo così, che problema c'è? Voilà. Ok, perfetto. Il washi è così morbido che ci permette tranquillamente di fare questo tipo di riaggiustamento. Ok, adesso vediamo se fare così su tutti. Facciamo una pagina alla volta. Ok, no, per domani credo di aver finito con gli avanzi. L'idea di non fare altre cornici è stata proprio per non avere altri avanzi. Mettiamo sicuramente uno di questi, un doodle pop. Anche se ci sono i miei amici, ma. Così, un paio di enamel. Domani magari facciamo qualche card con qualche. Usiamo i tombo d'alcol. Proviamo a fare qualcosa così, se vi va. Mettiamo uno qui. Continuo a guardare attraverso il telefono, mai più. E uno qui. E poi qui magari ci possiamo attaccare una frasetta. Col sole, forse si vedeva sfocato. Scusatemi, colpa mia, perché avevo le mani davanti. Può essere, guardate come in un attimo. Nuvoletta e sole, e prende vita e via. Clean and simple, sì, dai, cioè più o meno. Adesso non abbiate troppe pretese. Allora, qui ci possiamo mettere già una foto, per esempio, che potrebbe essere questa qui di Sirius. Vedete la dimensione delle foto? Così è perfetta, non faccio neanche la mappatura. Allora, togliamo il brillocco.
qua, così la Nuvo può stare a testa in giù. Tac. E mettiamo lui. Incollo tutte le foto e poi decido cosa mettere come abbellimenti, dove mettere, mi timbrerò le frasette e le userò come... intanto questo lo chiudiamo, e le userò come ulteriore decoro. Ci sono le persone serie che fanno prima tutte le pagine, poi ci sono io che faccio il contrario. Qui metterei una timbrata magari, che potrebbe essere il sentiment del mio timbro. Qui dietro potremmo mettere un pezzetto di washi che faccia questa base qui. E se vi dico che mi sono già persa il washi, eccolo qua, mamma mia, ce la possiamo fare. Oggi siamo veramente cotti. Il washi va benissimo anche strappato, è perfetto, cioè è nastro di carta, quindi qui mettiamo un'altra fotina, che potrebbe essere questa, che è così. La mettiamo qua. Farò star male la Germana, mi rendo conto, però ogni tanto bisogna usarlo il rosa. Mi dispiace. Fotina, la mettiamo qui. Le ho fatte tutte in orizzontale le mie foto. E qui mettiamo questo qui così. E lo facciamo girare. Che a volte abbiamo lì dei washi che non sappiamo cosa farci e danno questo tocco così delizioso. Queste carte sono meravigliose, se le hai ancora usale, perché sono stupende. Questo washi farò in modo che sia in tutte le carte, in tutte le pagine. Magari lo mettiamo qui così e lo strappiamo. Una foto, sono piccole, sai, per farle passare nel ring. Guarda quanto sono piccine, Mariella. Perché le ho tagliate proprio, ne ho fatte quattro in una pagina sola, quindi sono un po' piccoline per fare quel discorso lì. Però in uno posso usare anche il negativo della fustellata del cuore, perché guardate, è qui che mi guarda. Poi lo ritaglio, potrei ritagliarlo e incollarlo qui. Guardate, lo incolliamo qui, lo incolliamo e lo circondiamo di washi, anzi lo circondiamo così. Ok, e poi ci mettiamo qualche abbellimento. Adesso mettiamo qualche altra fotina, dai. Qui ci mettiamo un timbro, una decorazione, poi qui washi, così e così, e qui ci mettiamo Sirius. Ok, poi qui dietro mettiamo un washi al centro in tutte e due le pagine e poi vediamo come decorare. Qui il washi lo mettiamo in alto e qui in basso. Questo washi è il leitmotiv di tutte le pagine. Si giusta bene ovunque, sì, assolutamente. Qui lo potremmo rimettere qua sotto e qui che è l'ultima paginetta, e mettiamo quindi questa qui e questa. A questo punto vediamo un po' indietro, in una pagina avevo lasciato tutte e due le facciate vuote, queste sono 12, la mettiamo qua. Questa possiamo spessorarla, per esempio c'era qualcuno che diceva di spessorarla. Sono 12, dicevo, anzi 11, sono 11 facciate perché sono le 11 avanzate dal ritaglio di ieri. L'espressione di Sirius, sì, questo gatto solo mio poteva essere. Cioè ce n'è una qua dove lo bacio a forza, che questa sono io che lo bacio, e lui si lamenta come se fosse il gatto più maltrattato dell'universo.
Sì, non gli piace. Vabbè, non importa. Allora, prima di andare avanti ad appiccicare, perché in realtà è poi solo quello che mi manca da fare, poi magari ci facciamo qualche gocciolina con gli acquarelli metallici del Tignu che mi sono rimasti lì, l'altro giorno non sono riuscita ad usarli. Potremmo anche fare un altro forellino qui, in realtà, e fare due forellini. Con calma. E fare due, mettere due anelli, che dite? Allora, prima di tutto, il mio set di timbri, quello di febbraio. Sirius di Harry Potter, assolutamente sì, era tutto nero. Allora, prendiamo la nostra copertina, qui ho lui e va bene così. Qui in realtà vorrei timbrarci il sentiment. Userò sia quelli in inglese che quelli in italiano, così userò tutta la plancetta. Allora, prendo la platform solo perché ormai ho fatto tutto, non vorrei rovinare tutto. Lo metto qui. E uso affido il tuo cuore a mani gentili. E lo mettiamo qui. Qui magari ci mettiamo. Ah, vedete lì non ho messo il washi. E questo lo incorniciamo la scritta in questo modo. E poi andiamo di appiccichini. Ma gli appiccichini li metto tutti dopo. Ok. Così. Voilà. Perfetto. Vedete? Perfetto così. Allora, io quasi quasi farei il secondo foro. Sì. Allora, qui mi sarà un po' più problematico da fare, quindi come matrice uso questa. E lo facciamo più o meno ad occhio. Qui. Sempre con la pinza piccola, certo. Voilà, rifacciamo. Non è che mamma mi va a prendere la Big Bite, che così faccio in un colpo solo anche l'altro. Metto tutti gli appiccichini dopo, ok? Adesso mi preoccupo di fare tutti e due i fori. Tac. Così. Ok, mettiamo via questo. Adesso vorrei timbrarmi un po' delle frasette. Ce n'è una, tra l'altro, da usare solo con la parola cuore o con la parola heart. Allora. Vediamo un secondo. Beh, per custodire il tuo. Cuore, quindi bisogna mascherare uno e l'altro. Adesso poi vi faccio vedere. Intanto mi timbro una serie di frasette, intanto che aspettiamo la Big Bite, questo è sempre il cartoncino bianco di Tommaso. Mi timbro una serie di frasette tutte, così ce le ho da ritagliare a filo e da usare come se fossero degli sticker. Dritto, poi ci proviamo, senza troppe pretese. Voglio ritagliarle poi abbastanza a filo, quindi le metto. Ok, lasciamela lì adesso, poi la prendo. Allora, lasciati andare, adesso poi ve le faccio vedere tutte bene, che se ne prendano cura le mani gentili, che se ne prendano cura del tuo cuore. È un timbro concettuale questo. Ok, l'album è circa 11x7,5, adesso poi, no, forse qualcosa di più, adesso poi ve lo misuro. Così, non te ne pentirai mai. Poi scegli con cura le mani che tengano strette il tuo cuore. E poi non ci sarà nulla da temere. Questi sono tutti quelli in italiano. Non credo che mi basteranno, però intanto iniziamo da questi. Ovviamente, se ti metto qui. Ok, timbriamo. Adesso poi ve lo misuro, ma è piccino.
Ok. Affida il tuo cuore a mani gentili perché lo trattino come un diamante per sentirti sicuro, lasciati andare, che se ne prendano cura, scegli con cura le mani da tenere strette al cuore, non ci sarà nulla da temere, lasciati scaldare dall'amore di chi è intorno. Ok, questi primi gatti sono fondamentali. Allora, tagliamo intanto queste. Allora, l'albumino, le pagine sono 11,5 x 6 e qualcosa. Questo è così. Allora, tagliamo intanto questa frasettina qui. Ok, voglio tagliare anche questa parte sopra, se riesco. Sì. Non saranno drittissime, ma insomma, so che nessuno di voi si formalizza. I miei gatti sicuramente mi vorranno bene lo stesso. Ciao a tutte, chi sta arrivando adesso, stiamo facendo un mini per i miei amici. È stata adesso la giornata del gatto, quella nazionale. Ieri non sono riuscita ad andare live per i kit, quindi ne approfitto oggi. Allora, 1, 2, proviamo a tagliare questi tre e vedere. Questo lo devo rifare un secondo. Ma guardate, lo stringiamo così, così e così. Adesso tagliamo queste tre. Il rosa è, scusatemi, il Raspberry Sorbet della Tailored ed è l'avanzo del lavoro che abbiamo fatto ieri, l'altro ieri, le card con i die cut. Questo è stortissimo, ma sapete che c'è? Lo facciamo diventare dritto così. Di solito non uso mai i miei timbri prima del Metal Tales, però erano lì che mi guardavano oggi. Così. E questo. Ok. Per ora mettiamo un attimo da parte i timbri, che poi tolgo da lì, e iniziamo a decorare con questi. Poi eventualmente nella seconda parte facciamo in inglese. Allora, facciamo prima il foro qua. Allora, a me serve che il foro sia qui. Mi manca questo foro qui. Lo metto sotto la Big Bite, nel foro grande, e in un attimo abbiamo il nostro foro. Con quella mano non si sarebbe riuscito ad avere un bel risultato. Allora, 1, 2, e qui adesso possiamo infilare, devo bucarli tutti prima. Bucchiamoli. Così li infiliamo tutti bene. Allora, mi manca il forellino sotto. La pinza è questa qua. E quindi mano a mano adesso li infilo. Lì poi su quel washi dovrò mettere un goccino di colla e li metto di qua. Adesso mi sbizzarrisco con gli abbellimenti. Allora, tu sei così. Ops, mi sono impugnata male. Ho il potere di sfilare la guaina delle pinze. Perché no? Allora, prima questo qui, che abbiamo detto è così, poi usiamo questo come matrice. Potrei usare anche la Big Bite, visto che le ho qua, e fare un taglio solo. Così. 1 e 2, così lo compongo ed è a posto. Guardate, io questi quelli qua li faccio. Posso provare a farli due alla volta con la Big Bite. Questa è così, quindi in realtà sono così. Così facciamo un filo prima. Ok, 2 di qua e questi ultimi due le facciamo così. Ok, e
adesso lo ricomponiamo. Così lo posso chiudere e posso decorarlo tranquillamente. Quasi quasi mi timbro anche le frasette in inglese. Sì, così almeno è fatto. E poi posso solo proprio appiccicare, perché in realtà la struttura difficilissima che ho pensato per stasera è fatta. Forse, ma no, in realtà non è piena perché non ha più... Ah sì, ha il serbatoio qua, hai ragione, questa è quella che è il serbatoio. Potrebbe essere piena, potrebbe essere, perché a me scappa sempre questa guaina. Qui ci sono un sacco di coriandoli, Patrizia. Non ti dico niente, sii forte. Ok, con due anellini effettivamente è molto più carino. Poi ci vorrebbe magari un fiocchetto, però adesso vediamo. Allora, timbriamoci anche le frasette in inglese, così anche quelle fatto. Io userei questo. Allora, prendiamo questo, la platform. Allora, riprendiamo queste. Aspettate che li devo mettere più o meno al loro posto. Qua no, questo perché se ne prendono cura. In italiano sto giro ne ho fatti tanti, più di quelli che di solito mi vengono. Qua, qua e qua. Poi vediamo qui quelli in English. Just let yourself carefully choose. Sono più o meno la traduzione, più o meno. Poi è difficile tradurre. Ok. Me ne serviranno meno di queste, però io le taglio, poi al limite non le usiamo. Ok. Questo e basta, direi che sono sufficienti. Abbiamo 8 foto. Ok. Ancora una timbrata qui. Perfetto. Ok, puliamo. Così li metto tutti via. Ne do una pulita anche qua. Ok. Allora, no, magari questo sul coso di Altenew, no? Allora. Questo lo mettiamo qui, scusate, ma li metto più o meno al loro posto. Al contrario è difficilissimo, they will. Ok, e questo qua. Ok, e questi li possiamo tranquillamente mettere via, non dovrebbero più servirci. Ok, tagliamo anche queste frasette e poi decoriamo, perché praticamente abbiamo finito. Allora, li tagliamo proprio come se fossero un po' degli stickers, no? Quindi stretti, almeno a me piacciono così. L'albumino è piccino, quindi ci sta. Così, e poi rifilo i bordini. Questo è storto, storto. Cerchiamo di dargli una raddrizzata così. Va bene. Così.
così. E questo. Ok, allora raccogliamo un po' di questi rimasugli qui, che così anche ce n'è un altro che stavo perdendo. Sono andata un po' troppo larga, lo raddrizzo così. Ok, allora via questi e incolliamo. In pratica è finito. Facciamo poi per ultimo le macchiette. Se abbiamo voglia con gli acquerelli di Eltenew, anche se in realtà quelli poi vanno fatti asciugare e farli su tutte le pagine come effettivamente avevo in mente, non è un'idea così brillante. Ok, allora appiccichiamo questi, dobbiamo aprire anche questi che non avevamo ancora aperto. Questi sono gli enamel stickers. Doodlebug ne ha di tantissime forme. Questo qui era forse di una primavera di 1 o 2 anni fa, ma sono sempre deliziosi, quindi li usiamo adesso. Così, e qui ci sono le frasette. Direi che ho tutto. Questo non mi serve. Allora, qui possiamo metterci una frasetta, per esempio. Hugs, per sentirti al sicuro, è perfetto. E lo attacchiamo qua, proprio come se fosse uno sticker. E giriamo. E qui c'è subito Sirius. Allora, gli mettiamo un uccellino qui, un enamel. Questo qui viola è stupendo. Lo mettiamo qua. E gli mettiamo qui su anche una nuvoletta. E come frasetta, lasciati andare, che direi che stravaccato così sulla coperta non potrebbe esserci nulla di meglio. Affida il tuo cuore a mani gentili, ci mettiamo questo. È un bel enamel dot qui. Gli uccelli sono meravigliosi, sì, sono assolutamente d'accordo. Allora, qui possiamo metterci in una pagina vuota il nostro uccellino. Carefully choose those hands. Scegli quelle mani con molta attenzione, le mani che circondano il tuo cuore. Sole e nuvoletta. Qui a questo punto metterei questi. Così. E un uccellino di questi. E qui c'è anche un cuoricino, guardate, questi cuoricini qua sembrano fatti apposta. E possiamo mettere anche non te ne pentirai qui sopra come stickerino, che magari lo raddrizziamo un attimo visto che è stortissimo. Ok, e lo mettiamo qua. Perfetto. Qui mancherebbe un pezzettino di washi che se trovassi, perché manca giusto. Se trovassi, ecco qua. Così. Qui potremmo o timbrare, potremmo anche azzardarci a timbrare la scritta in inglese, perché no? Abbiamo uno spazio grande. Lo tiriamo fuori, prendiamo a questo punto, ma anche il blocchetto d'acrilico potrebbe bastarmi. Sì. Il nero ce l'ho ancora qui. I timbri sono qui e usiamo il set in inglese. Nest your heart in some gentle hands, vuol proprio dire annida il tuo cuore in mani gentili. Ha un senso un po' diverso, cioè sì, diciamo un senso un po' diverso, però. Vediamo se riesco a ritimbrarlo, se no ci mettiamo qualcosa. No, non ce la farò mai a ritimbrarlo perfettamente. No, no, lo lasciamo così. Lì non lo timbrerò mai bene. Perché? Perché c'era questo. Vabbè, non ci ho pensato. Va bene così lo stesso.
Potrei in realtà timbrarlo su bianco e attaccarcelo sopra molto facilmente, guardate. Non avevo calcolato che c'era quello spessore lì dietro. Come pensavo di riuscire a timbrare bene? Qualcuno mi direbbe bellina, non ci pensavi. E lo giriamo così. E lo chiudiamo. No, io riprendo con un pennarello nero, non ce la farei mai. Vi ringrazio per la fiducia, immotivata. Allora, ritagliamo a filo, abbastanza a filo. E lo spessoriamo a questo punto. Così mettiamo un briciolo di biadesivo. Così. E lo attacchiamo qua, guardate. Come se nulla fosse successo. E ci mettiamo, vi dirò, anche un uccellino. Così. E un enamel dotto anche dorato. Voilà, successo niente, questi li abbiamo finiti. Qui ci mettiamo una frasetta perché lo trattino come un diamante, direi che è perfetta. Qui mettiamo la nuvoletta e il sole. E anche un enamel dotto, dai, sì. Anzi, mettiamo uno di questi cuoricini qua. A posto. Alla fine sta venendo abbastanza clean, abbastanza simple. Allora, qui in realtà potrei anche solo o mettere una scritta. Qua. Così. E qui intorno ci mettiamo lui, non collaborano ma si rassegneranno, così, così, e anche basta. Qui una frasettina stretta, perfetto, e non avrei niente di cui temere, dice. Quella è proprio la mia faccia, magari lo appiccico qui. E anche qui metterei un uccellino qua ed è perfetto. E via. Qui ho un'altra pagina da sola in cui posso fare la stessa cosa. Posso mettere la frasetta qui per non riempire tanto, perché avevo solo 8 foto. Però guardate anche che carina che è così. Ci mettiamo poi un enamel dot qui. E via. Questo è già bello così, ci metterei solo un cuoricino. Ok. Qui dietro stessa cosa, una frasetta. Questa è tagliata veramente male, però. Ok. E poi in realtà possiamo andare a mettere un po' dei cuoricini, però lo facciamo per ultimo. Così. Uno e due. Così, poi qui che se ne prendano cura e lo mettiamo qua sopra. E mettiamo il sole qui. E questo qua. Mi manca una frasetta in pratica. Oppure non la mettiamo lì, la mettiamo qua. Qui usiamo solo le decorazioni. L'idea era di farsi bastare quello che c'era qui, no? Che comunque di cosine ne ho già prese. Qua, ah beh, qui in realtà non avevo visto, ho lasciato proprio. Ah, qui ci starebbero bene altre 2 foto. Se no questa la togliamo. Adesso non riesco a ristampare altre 2 foto al volo.
così così possiamo giocare con i pulcini. Voilà. Una nuvoletta. Qui possiamo mettere, vediamo se riesco, se no qualcosa aggiungerò, però. E quest'altra nuvoletta la mettiamo qui. Poi in pratica l'album è finito. Metterei ancora un pezzetto di washi qui a chiusura, ma è proprio solo sul retro. E qui potrei mettere questi, non l'ho fatto. Io li adoro questi cuscinetti qua. Guardate che meraviglia. Tre misure. Ah, vedete che qui c'era ancora una frasetta, possiamo metterla in fondo dove siamo rimasti senza, la mettiamo qua. Praticamente mi è avanzata una pagina, quindi sono 10 pagine. Adesso l'ultima cosa che facciamo, potrei ancora distribuire una serie di questi appiccichini, però mi piacerebbe in realtà prendere un paio di cuoricini di questi e metterli su con la katana. Eh sì, la gioia Tiziana credo che sia la stessa di tuo figlio che attacca le decorazioni. Penso proprio di sì. Allora, ne prendiamo qualcuno lì. Sono un po' il male, ma. Allora, facciamo così. Qui c'è già questa pagina che ne ha tanti. Ne mettiamo un po' in giro. Cioè, magari nelle pagine che troviamo un po' più sguarnite. Magari se lo faccio a favore di camera è meglio. Ce ne sono alcuni che sono minuscoli. Ma con la katana si riescono comunque a prendere bene. Qui. La katana dovrebbe arrivare in una decina di giorni. Tac, anche qui lo mettiamo un cuoricino qua, che c'è un po' una macchietta. Lì. Ne basta proprio un puntino perché. E metto quasi tutti quelli in pratica che ho tirato fuori. Alcuni sono veramente minuscoli. Tac. Basta proprio un puntino di colla. Cioè il residuo che c'è sul beccuccio praticamente. Qui Sirius è imbronciatissimo. Probabilmente non gli avrò dato un pezzo di cena che lui voleva rubarmi dal piatto. Mediamente le scene di vita quotidiana sono queste. Poi ho degli altri cuoricini qua. Un altro più grosso qui. Ecco, così. E ne ho ancora uno qui. Ok. E direi che abbiamo terminato. Questa la rimettiamo qui. Facciamo un po' di pulizia qui intorno. Questa pagina diventerà una card o qualcosa. Il resto più o meno l'abbiamo usato quasi tutto, è avanzato pochissimo. Guardate questi cuoricini rosa qui, mi piange il cuore lasciarli lì, quindi anche questi uccellini. So che poi diventa veramente troppo carico. Allora, si mangia più pappa la mia. Sì, cerca di mangiarsi anche la mia pappa. Ovviamente gli viene negato e questo comporta grandissime lamentele. Grandissimi graffi. Non è molto collaborante il mio gatto per quanto riguarda il regime alimentare un po' a stecchetto, per niente. La veterinaria è disperata, anche noi un po'. Allora, vediamo un po' se riesco ad ingrandire qui, così ve lo faccio vedere bene. Allora, questo qui è un mini mini mini. Sono a questo punto 10 pagine. Sono, abbiamo detto, circa 7 e mezzo per 11, due anelli da un pollice. Abbiamo usato i
i doodle pop degli uccellini, abbiamo usato gli enamel dot di questi altri uccellini qui, e abbiamo usato questi più classici di American Craft, la fustella di Concord & Knight, abbiamo fatto la shaker con dentro i cuoricini della Taylor, e poi ci sono semplicemente le foto dei miei amici e i miei timbri di febbraio. Vabbè, con le foto dei miei amici ci piace vincere facile. E via. Semplicissimo, fatto alla fine con gli scarti di carta. Trovate sul sito già il prodotto contenitore. Adesso poi metterò anche la foto, metterò poi anche un piccolo video su Instagram. Semplice, semplice, adesso non ho più scarti da usare di cornice o cose varie. Domani magari proviamo a colorare qualche bamboccino con i tombo. Che dite? Domani partiranno un'altra serie di... sono meravigliosi, sì. Partiranno un'altra serie di kit dei My 12 Tales. Nell'arco di una settimana dovremmo riuscire a spedire tutto. Abbiamo in arrivo Wallflower, Tailored Expression, Simple Stories dovrebbe spedire abbastanza a breve. Spero già in questi giorni. E cos'altro? Oggi è arrivato anche il reintegro di Moda Scrap, quindi sono tornate alcune cose. Se guardate sulle novità sul sito trovate tutto. Cos'altro? Credo basta, credo di non avere altro da raccontarvi, sono piuttosto stanca, quindi stasera crollerò sul divano davanti a Netflix, che invece andrà avanti con le serie TV. Questa vita sociale è assolutamente, come dire, sfrenata. Stampin' Bella, non ho visto l'ultima release, o forse l'ho vista ma non mi aveva entusiasmato particolarmente, non mi ricordo. Ah, arriverà Eco Park, la collezione di Carta Bella, forse già a fine settimana in realtà. E basta, vi direi. Ci siamo. Va bene, buona serata. A domani. Ah, gli acquerelli. Hai ragione, gli acquerelli. Giuro che li usiamo domani. Giuro che li usiamo domani, ve lo prometto. Scusate, mi sono dimenticata. Buona serata, ciao.